Ciao, mi chiamo Roberto Pesce, probabilmente già ci conosciamo, sai che sono un educatore, un formatore, un educatore finanziario. Benvenuto nella terza parte del webinar. Il discorso l'abbiamo già iniziato diciamo, due porzioni precedenti di quello che in origine era un video molto ampio. Il contenuto integrale lo trovi nella community Educazione Finanziaria Efficace. Se ti fa piacere vederlo, è completamente gratuito, il link lo trovi qua sotto in descrizione. Insomma, continuiamo col nostro discorso andando verso il finale. Subito dopo la sigla continua il webinar, quindi buona visione. Rilassato contro attivo, questo l'avete detto anche voi. Se il trader fa parecchie operazioni e soprattutto se deve monitorarle costantemente, beh, gli è richiesto una certa presenza sul pezzo. L'investitore invece quando è che lavora? Beh, lavora all'inizio, lavora perché tu devi farlo l'esame del ragazzino che deve giocare a calcio o dell'azienda su cui tu vuoi investire i tuoi sudati risparmi, ma una volta che tu l'hai fatto, fine, basta, fine della storia, ok? Sapete che io investo e tante altre persone hanno investito ad esempio nel bambù gigante, tra l'altro vi anticipo che a giugno faremo una serata di queste per parlare di questo processo, sono cose molto interessanti ma ne parliamo più avanti nel corso del mese. Bene, se tu investi nel bambù gigante fondamentalmente ti fai tutte le tue ragionate all'inizio ma poi non fai niente per anni perché non sei tu quello che deve andare a piantumare, piantare, seguire le piantagioni, sei un investitore e sai già prima della partenza che come tutte le coltivazioni agricole ha bisogno di tempo perché le piante crescano e ci sia del prodotto da vendere. Io parlo del bambù, ma se avessi detto investimenti in noci o in mele non cambiava, no? Finché la pianta è piccola non ci sono mele da vendere e quindi chiaramente non ci sono profitti. Ma tu non hai niente da fare, serve pazienza. Sicuramente il trading è un'attività più nervosa, più attiva, più adrenalinica, ok? Mentre il trading, l'investing fondamentalmente richiede strategiche valutazioni, ma le richiede all'inizio, dopo fai veramente poco. Quindi da questo punto di vista l'impatto sulla vostra gestione del tempo, beh sì, è molto diversa l'una strategia dall'altra. Allora, questa ve l'ho costruita io, è una tabella dove vi ho messo un po' di variabili. Se volete potete prendervi due appunti oppure, che ne so, fate lo screenshot quando abbiamo finito e avete tutto espulso. Allora, sull'arco temporale direi che ne sapete già tanto anche voi. Tra l'altro sorrido Vanni che mi dice i miei occhiali sono uguali a quelli di Warren Buffett, sarà una casualità? Sì, ti direi di sì, non credo di avere, cioè anche se un personaggio che a me sta molto simpatico, non credo di avere un feeling che mi ha portato a scegliere gli occhiali così come dice lui. Allora, vediamo la nostra tabella, quindi aggiungiamo qualche elemento a quelli là degli americani. Arco temporale, cosa abbiamo detto? Trading brevissimo barra medio termine, brevissimo si intende minuti, potrebbero essere ore, potrebbero essere giorni, potrebbero essere settimane o anche con lo stile, uno degli stili che io stesso insegno, che si chiama position trading, qualche mese. Ma quando sei nel mese e fai position trading sei già su uno stile ibrido in realtà tra le due discipline. Diciamo che il trading può essere di breve o di medio termine, ok? Intraday oppure qualche giorno, qualche settimana. La maggior parte del trading funziona così. Mentre invece l'investing, se tu fai investing, fai un ragionamento di lungo, lunghissimo termine. Un'operazione di investing che esce dopo un anno o due, come dire, è un'operazione di investing che ha mutato in corso d'opera, ci può stare, ma tendenzialmente quando tu investi, investi di lunghissimo termine. Per capirci, se tu dici io ho, voi avete mai letto i libri di Kiyosaki? Kiyosaki non è un trader o un flipper, come si chiama, no, che non è il giochino immobiliare, è un investitore immobiliare. Lui dice, io compro case, ne compro tante, calcolate che in America i prezzi sono diversi dai nostri, e soprattutto il rendimento degli affitti è molto diverso dai nostri, ma insomma lui dice, è assolutamente un investitore di lunghissimo termine. Cioè, quando li rivendi i tuoi appartamenti, in linea di massima mai, il mio scopo è incassare gli affitti. Okay? Quindi lui ha una macchina da cash flow di tanti affitti, quindi è all'eternità, ok? Warren Buffett
compra e in linea di massima non vende mai a azione Coca-Cola, che ce l'avrà lì da 60 anni, ad esempio. E non è che non sono cresciute, ok? Ma è proprio diverso il ragionamento. Tanto per farvi capire, quando vi dico che c'è della confusione in testa a tanti, qualche mese fa Massimiliano aveva pubblicato un articolo sulla community su Eni, vi ricordate? E poi ne avevamo anche parlato in diretta, perché il petrolio crollava, insomma avevamo fatto, secondo me, un approfondimento interessante. In diversi tra voi, un po' per il petrolio che era crollato, un po' per il ragionamento che avevamo fatto, un po' perché vi fidate di Massimiliano, avevate comprato Eni. Lui aveva fatto un ragionamento di investing, aveva parlato di dividendi, insomma avete visto anche le dirette che abbiamo fatto sull'analisi fondamentale. Poi cosa è successo? Che Eni è stato comprato in un momento, io ad esempio non la comprai perché dicevo secondo me scende ancora, quindi l'aspetto più giù. Massimiliano disse: ma invece secondo me questo è già un buon prezzo, se scende ancora io tanto non metto tutti i miei soldi subito, al limite ne compro ancora un po', quindi ipotizzando fossero 10.000 euro la sua somma, quello che era, e dice magari ne metto, che ne so, 3 o 4 adesso e poi al limite posso mediare ancora un po' a ribasso. In realtà quello che successe è che quando in quel momento facemmo quella diretta fu praticamente quasi il prezzo più basso, no? Da lì in poi boom, ebbe un rimbalzo molto alto. Un rimbalzo molto alto vuol dire che nel giro di, cos'era passato, 7-15 giorni, il titolo rimbalzò di un 10% abbondante. Una buona parte di voi lo vendette, ok? Ed eravate tutti felici, fondamentalmente, dicendo: ho fatto grande operazione, grande Massimiliano, ho preso il 10-15% in, per carità, 2 settimane, ok? O quello che era. In realtà siete partiti con una logica di investing, l'avete trattato come un'operazione di trading, ok? Warren Buffett su Coca-Cola, non lo so perché non ho fatto questa analisi, però sarà sopra del, non so, 7.000%, un affare del genere. Mi dirai, in 60 anni. Certo, non sto dicendo che è sbagliato monetizzare il 10-15%, però, attenzione, vi sto dicendo che siete partiti con un progetto e l'avete trasformato in un altro. In realtà, possiamo anche dirlo, quel guadagno a breve termine non è stata strategia, è stato culo, perché il ragionamento di Massimiliano era un ragionamento da investitore, ok? Ed era un ragionamento, come ho fatto anch'io, dei ragionamenti da investitore sul petrolio, ma vi ho detto su un outlook di 6, 18, 24 mesi. Se andate a rivedere le dirette è tutto registrato, ok? Poi cosa succede nel rimbalzo di breve? Può andare su tanto quanto andare giù, ma quella è casualità, è volatilità, è fortuna. Riuscite a seguirmi in questi ragionamenti, ok? Vi piace questo discorso che stiamo facendo? Io spero che non vi vedo più chattare, spero che vi stia aggiungendo valore e non confusione mentale. Quindi, come dire, è proprio diverso il tempo, ok? Un investitore duro e puro tiene per sempre, cioè i titoli entrano in portafoglio, a meno che non succedano delle cose particolari, non escono mai, oppure escono al mutarsi particolari di condizioni. Ok. Metodologia, anche questa l'avete già detto voi, il trader usa l'analisi tecnica, che vuol dire usa i grafici. Perché? Perché un grafico non ci dice se un'azienda è buona o cattiva, se fa debiti o se fa profitti, ci dice se sul titolo in quel momento c'è domanda o c'è offerta. Se la maggior parte del mercato compra il titolo, vuol dire c'è domanda, il titolo sale. Anche se è una porcheria di titolo, ok? Pensate all'epopea di Tiscali negli anni 90, chi se lo ricorda ancora. Titolo, una porcheria di titolo, ma saliva tantissimo. L'intelligenza finanziaria, faccio un ragionamento un po' ampio su questo, vi faccio vedere dei grafici, vi bombardo di esempi. Mentre invece l'investitore, già lo sapete che ne abbiamo parlato nelle ultime settimane, soprattutto con Massimiliano, e stasera sveleremo qualcosa sul corso, atteso corso su analisi fondamentale, guarda invece i bilanci, ok? Perché? Perché lui cerca il valore, cerca la qualità. E dove la leggi la qualità di un'azienda? Certo, non solo nei bilanci, ma tanto nei bilanci, ok? Quindi vuoi vedere se i suoi debiti sono appropriati, i fatturati che trend hanno, gli utili che trend hanno. Te ne frega relativamente se ultimamente è sceso, ok? Anzi, magari ultimamente è sceso, sei molto contento di questo. Sei in quell'occasione di saldo di cui parla Warren Buffett, ok? Bene, nozione chiave, la nozione chiave di un, dovete invertire la slide sbagliata. Allora, la nozione chiave di un trader è l'identificazione del trend, cioè vuol dire che i prezzi, se voi osservate i grafici, iniziate a studiarli, si muovono
per andamenti, non si muovono schizofrenicamente, ok? Ci sono degli schemi ripetuti che nei corsi vi insegniamo ed è uno schema che si ripete ancora e ancora e ancora, pensate, su tutti gli archi temporali. Per cui il trader si chiede in che fase siamo, in che trend siamo. Se è un trend rialzista, lo compra per rivenderlo. Se è un trend ribassista, lo shorta, ok, per ricomprarlo dopo. O magari per chi ha fatto corso sulle opzioni fa cose diverse, o se in un trend laterale guadagna dal passare del tempo. Lo puoi fare con le opzioni meglio che con le azioni, ad esempio. Il valore intrinseco, invece, ricordatevi, invertite queste cose, purtroppo nella fretta le ho scritte al contrario, cerca il valore intrinseco, cioè si chiede qual è il valore giusto, la zanicchio, che è il prezzo giusto dell'azienda, di quell'azienda lì, tot. Bene, se il prezzo attuale è sotto al tot del valore intrinseco, è un affare. Se il prezzo è giusto, non è né un affare né una ciofeca, devo ragionare solo su cosa succederà a quel business nel futuro. Se invece il prezzo è alto, mi sto prendendo un rischio grande. Il suo valore intrinseco è il valore del prezzo giusto, un po' quello che noi facciamo nell'immobiliare quando vi dico, c'è una sorta Tecnocaso, immobiliare.it, dice il prezzo giusto per un appartamento di nuova costruzione in classe A a Milano, quel quartiere lì, è 7.500 euro al metro quadro. Poi chiaramente ci sono delle variabili, però più o meno quello lì è il suo valore giusto. Quindi uno si conta i metri quadri, guarda le finiture, guarda se c'è il garage o non c'è il garage, e dice, boh, ok, 7.500 euro al metro quadro, 100 metri quadri, 750.000 euro. Bene, me lo stanno proponendo a 8,40, è fantastico, la posizione è fantastica, ma lo sto, mi sta chiedendo più di quello che vale. Me lo stanno proponendo a 6,80, il suo valore intrinseco è 7,50, ho già 70.000 euro, quindi circa il 10% di margine di sicurezza per qualunque cosa, quindi lo prendo in considerazione, anche se magari è un po' caro, ma non è caro rispetto al suo valore reale, è caro magari per le mie tasche, dove ho bisogno di un mutuo, per dire, no? Ma l'investitore ragiona in questo modo. Questo ricordatevelo, perché quando faremo la presentazione del corso sull'analisi fondamentale ci torneremo, no? L'analisi fondamentale cerca questo, cerca di A, definire il valore intrinseco, B, cercare di capire se il prezzo attuale è superiore, pari o inferiore al valore intrinseco, ok? Qual è il focus del trading? Questa è la scritta giusta, è il prezzo, l'abbiamo già detto. Qual è il focus dell'investing? È valore attuale e futuro. Germano mi fa una domanda, allora aspetta Germano, dopo te la riprendo, anzi aspetta, torno indietro un istante e te la riprendo subito. Che percentuale hanno i grafici di avere successo? Allora, ti do una risposta onesta Germano, non lo so scientificamente, io ti direi che i grafici sono attendibili nel 80-90% dei casi, cioè molto alta. La nostra capacità personale di saperli leggere è diversa, cioè, come dire, che percentuale hanno le radiografie di avere successo? Molto alta. Poi può esserci quel caso in cui qualcosa si nasconde dietro, no? E non si vede. Il problema qual è? Che se le radiografie le valuto io, sono un valutatore di radiografie scarso, se le valuta un medico di media competenza trova delle cose in più, se le valuta un, che ne so, un chirurgo molto molto competente, un luminare, beh, dalla micro macchiolina riesce a capire cosa vuol dire quello, capito? Quindi non è tanto un problema dei grafici, è il problema della mia abilità, della tua abilità, della nostra abilità, è lì che esce, diciamo, che cade l'asino. Okay. Bene, però mi sembra che stiamo dicendo delle cose interessanti e utili per approfondire la nostra cultura finanziaria. Come mi difendo? Nel trading metto uno stop loss, cioè metto un ordine contrario. Se il titolo l'ho comprato, se le cose vanno nel verso sbagliato, io esco subito. Non accetto più di quello che ho predeterminato come perdita massima. E deve essere un valore consono per me. Di nuovo, nei corsi di trading vi spieghiamo come determinarlo. La difesa principale nell'investing è quello che Warren Buffett chiama l'economic moat. Adesso non scendo nel dettaglio, ho fatto un video su YouTube, lo trovate sul canale gratis, tra l'altro registratevi al canale perché tutte le settimane escono video nuovi. L'economic moat sarebbe il fossato, no? Avete presente il fossato dei castelli? Come si difendevano nel Medioevo?
Lo potete tradurre con vantaggio competitivo, potrebbero essere barriere all'ingresso della concorrenza, vantaggi in termini di prezzi, ad esempio, non so, due strutture di grandi magazzini. La prima ha una capacità di ottimizzare i costi molto più alta della seconda. Pensate, mi viene in mente IKEA, no? IKEA riesce a vendere a quei prezzi con quella qualità che non è incredibile, ma è molto alta per i prezzi stracciati a cui vende, perché i suoi creatori e poi i manager che lo hanno supportato negli anni hanno un sistema eccezionale di gestire il magazzino. E questa invenzione del ti porti i mobili a casa impacchettati piatti e te li monti tu con la brugola sembra una stupidata, più o meno folcloristica, ma in realtà fa risparmiare chi ha una grossa azienda, lo sa, miliardi all'azienda. Quindi ha un vantaggio molto importante. Se quel vantaggio, io non lo so se è brevettato, brevettabile o no, francamente non ho questo dettaglio sul business dell'IKEA, beh, diventa un economic moat, cioè un qualcosa che impedisce ai concorrenti di aggredire. Questa è una delle protezioni che si prende l'investitore. Tendenzialmente l'investitore non mette lo stop loss, anche qua non è detto che dobbiate essere estremi, però questo è più o meno concettualmente come si lavora. Ok? Qual è l'obiettivo del trader? Fare cash flow, cioè se tu fai operazioni che durano poco, o pochissimo, pochissimo vi dicevo qualche ora, qualche giorno, poco può essere anche qualche settimana, tu cosa fai? Se ci acchiappi più delle volte, compri, vendi, shorti, ricopri, insomma, hai questa attività di entro, esco, faccio, breco, no? Cosa succede? Realizzo del profitto, ma è un profitto liquido, quindi un profitto che volendo io mi posso spendere per viverci, mi ci posso pagare le bollette, per esempio, ci posso, può essere un mestiere full time. Qual è invece l'obiettivo dell'investitore? Beh, è più la crescita del patrimonio. Chi di voi fa intelligenza finanziaria? Un concetto chiave lì dentro è quello della fabbrica della ricchezza, no? La fabbrica della ricchezza si può alimentare anche con dell'operatività di trading. Se tu poi semplicemente lasci i profitti lì, poi fai operazioni sempre con più azioni, hai un effetto fabbrica della ricchezza. Però concettualmente è più un'attività da investitore, cioè tu vuoi far crescere il tuo patrimonio. Qual è il problema di un investitore che fa solo quello? Che se tu hai una serie di titoli che vanno da Dio, non hai nessun motivo per venderli, ma non li vendi, con cosa ti campi, con cosa campi tu? O con altre entrate precedenti, o ad esempio nel mio caso io non disinvesto quasi mai, cioè o quantomeno se disinvesto lascio i conti lì, i soldi lì sul conto, perché il mio cash flow in realtà è l'attività che faccio ad esempio con i corsi, l'attività che faccio con l'investing faccio crescere il patrimonio per avere altre rendite passive più ampie, insomma uno dei miei obiettivi è avere svariate centinaia di migliaia di euro di reddito passivo annuo. E quindi diciamo sto lavorando per questo. Vanno bene le cose, ma obiettivi ancora un pochino più ambiziosi. Non credo nell'INPS e quindi voglio campare bene, godermi la mia totale libertà sempre di più ogni anno che passa, perché credo che la libertà sia più importante dei soldi, no? E i soldi devono servire a comprare libertà e non sacrificare libertà in cambio di soldi. Vabbè, qui rientro le mie filosofie. Ok. Adesso ragazzi finisco la slide e poi recupero le domande, se no mi incastro sui ragionamenti. Qual è l'impegno? Medio, oppure alto, oppure altissimo? L'impegno che dovete mettere nel trading è inversamente proporzionale alla durata delle operazioni. Voce del verbo. Se fate day trading, quindi quelle operazioni che nascono e muoiono nel giro di qualche minuto o qualche ora, è un lavoro. Dovete stare sul pezzo perché devi monitorare cosa succede nel giro di minuti. Se fate ad esempio core trading, che è tra i miei corsi l'attività che poi viene utilizzata di più, gli date un'occhiata un'oretta e mezza a settimana, basta un'occhiata nel weekend. Lì in mezzo ci sono varie soluzioni intermedie. Quant'è l'impegno per fare l'investitore? Basso, una volta che tu hai messo sulla tua piantagione di meli o di bambù o di noci o ti sei comprato il tuo appartamento e ci hai messo l'inquilino, non è che tutti i giorni fai qualcosa. Chiaro che occasionalmente un'occhiata gliela dai, gestisci qualche problema, qualche novità, però lì di massima uno che deve prendere degli affitti che fa niente, non fa quasi niente, no? Di solito, e anzi magari poi ha un amministratore che gli gestisce le beghe principali. Qual è la quantità? Molte operazioni, poche operazioni. Perché molte operazioni nel trading? Beh, perché abbiamo detto, le operazioni nascono e muoiono nel giro di un breve intervallo di tempo. Anche qua, quant'è poche? Dipende. Una persona che fa scalping sono quegli matti scatenati, io non consiglio l'attività di scalping, che fanno magari 40 operazioni in una mattinata, per esempio. Ok? Una persona che fa swing trading, che sono invece operazioni che durano qualche giorno, potrebbe fare, dipende quanto è impegnato, però 50, 100, 200 operazioni l'anno,
pensate rispetto a 40 al giorno, ok? Un investitore quante operazioni fa? Boh, dipende quanti soldi ha, dipende se gli entrano nuovi capitali, però per esempio se tu fai un investitore fatto bene e non hai nuove entrate o le tue nuove entrate servono solo a viverci, dopo poi non ne fai più di operazioni perché c'hai quelle, sono avanti, basta, non è che non hai proprio soldi per aprirne altre e non hai motivi per disinvestire quelle altre. Infatti una delle cose che tante volte vedo le persone sbagliano è: Roberto, questa cosa è salita bene, la vendo? Mi conviene venderla? A una delle domande è: non devi guardare a che prezzo l'hai comprato, devi guardare a che prezzo andrà da domani in poi. Questo è il difficile, no? Perché lo so anch'io che se voi monetizzate 1.000 euro li in pochi giorni con l'ENI siete felici, dice, ah, figata, ho fatto l'operazione della vita, no? Ma è la prima che fate, quindi siete proprio contenti. Però il punto è: bene, ti sei uscito dall'ENI e adesso dove li metti i soldi? Sul conto delle poste allo 0,1% annuo, no? 10.000 euro poi ti danno, non so, 2 euro a fine anno, così hai 10.000 e 2 euro. Capito? Magari l'ENI ti ha fatto guadagnare quel 10, ma magari da lì a un anno non va al 10% a settimana, ma magari ci prendevi un altro 15%, non lo sai, capito? Quindi se non hai occasioni migliori rispetto a quelle in cui sei lì, rimani lì fondamentalmente. Non ha senso divorziare a meno che non pensiate che vi aspetti dall'altra parte il partner della vita. È una battuta, ma anche fino a un certo punto. Ok, qual è il mindset? Questo mi ricordo forse Osvaldo o chi l'aveva citato all'inizio, mi era piaciuto. Di nuovo, porca miseria, ho di nuovo sbagliato. Roberto, un meno per Roberto, ok? Anche qua sono invertite le due cose. L'investing ragiona in termini di sono parte dell'azienda, si sente un socio a tutti gli effetti, mentre invece il mindset di un trader è mordi e fuggi, ok? Scusate, avete due errori, ok? Però direi che al netto degli errori della mia slide, penso che queste cose un po' di spunti ve li abbia dati, ok?